musei non solo, che sono sostanzialmente delle esperienze alle quali noi abbiamo partecipato, quindi sono esperienze delle quali abbiamo conoscenza più o meno diretta nel loro sviluppo. E poi invece nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, faremo dei tavoli di lavoro che, come nel caso di Bologna, che è stata la prima, quindi questa diciamo è la seconda puntata, sono stati estremamente interessanti perché sono stati proprio degli spazi in cui i musei, tutti i musei, hanno dato veramente il proprio punto di vista rispetto a ciò che è rilevante per voi, che è un po' il punto di partenza dal quale intendiamo cominciare e dal quale ci ha inteso cominciare questo processo, che deve appunto partire dall'ascolto sul tema di cosa può essere un sistema museale regionale rispetto ai bisogni degli specifici territori, a partire dalle vostre esigenze in qualche modo, dalle vostre prospettive sui diversi temi, perché siete molto diversi sia in quanto musei che hanno collezioni storiche, patrimoni, ma anche contesti territoriali, contesti di risorse, di esposizione e di fatto di reti esistenti, siete estremamente diversificati e questo vale all'interno di ogni provincia e poi tra una provincia e l'altra. Quindi in qualche modo questo è il disegno complessivo di quella varietà che invece in qualche modo sta cercando di svelare, di entrare in relazione senza tradirla. Quindi questa è la ratio dei tavoli del pomeriggio, per cui ci auguriamo che chi di voi davvero può restare resti, perché vale la pena, anche perché diciamo questa è l'occasione in cui potete in qualche modo dare davvero una direzione a quello che succederà, quindi portare il vostro punto di vista in questa cosa. Allora, giusto per darvi un'idea, per chi di voi non ci conosce, noi siamo una fondazione che da circa 25 anni lavora sui territori, inizialmente molto a livello solo regionale e internazionale, quindi noi gestiamo anche l'Osservatorio Culturale del Piemonte, quindi raccogliamo dati statistici sulla pratica culturale, sul consumo e anche dati qualitativi. Facciamo studi di valutazione anche per comprendere qual è l'andamento del settore. All'interno però delle diverse attività che svolgiamo, in realtà abbiamo soprattutto un'area ricerca, un'area formazione e consulenza che lavorano molto proprio sullo sviluppo territoriale a partire dalle risorse culturali. Quindi la nostra expertise negli anni rispetto ai temi di cui tratteremo qui è legata al fatto di aver seguito dei territori quelli che sono processi, in quanto processi sono complessi e in quanto complessi, se vogliono essere significativi, sono lunghi. E questo in qualche modo ci dà un po' una prospettiva. Questi sono gli orari che seguiremo adesso, in ritardo di pochi minuti. Cercheremo di finire comunque puntuali all'una. Tra l'una e il due c'è una pausa pranzo, dove se volete utilizzare la caffetteria del museo c'è uno sconto per chi partecipa a questo evento, per cui potete avere un menu completo a 10 euro o il 10% di sconto su singole portate, però insomma basta che diciamo che siete di questo percorso. Comunque vi preghiamo di stare vicini, perché poi alle due puntuali ricominceremo per i tavoli del pomeriggio. Ora, con questa piccola introduzione che cercheremo di fare, cerchiamo di raccontarvi un po' quello che, alcuni elementi che secondo noi sono caratteristici e interessanti di reti e sistemi. Non vi raccontiamo una tassonomia possibile di cosa vuol dire essere rete ed essere sistema, quindi non è una trattazione sistematica delle diverse sfumature e possibilità con cui si interpreta una rete o un sistema a livello territoriale, ma più che altro degli spunti rispetto alle opportunità che genera per i territori. Tra l'altro, io sono contentissima di essere qua, non tornavo da insomma 15 anni, quando ho fatto un lavoro per il sistema museale della provincia di Modena, quando ce l'avevamo. Ed era stato abbastanza interessante perché all'interno della provincia sono nate già delle esperienze di rete sistema in poi tutta Italia. Quindi questo è uno dei temi. Non sono una cosa nuova, come vi avrà detto il dottor Lombroni, immagino, nell'intervento di prima, quindi rete sistemi non sono una cosa che ci siamo inventati adesso. Da almeno 20 anni, se non di più, i territori hanno provato a mettere insieme le risorse dei soggetti per farli lavorare insieme, per efficientarne in qualche modo le risorse e anche per farli crescere. Adesso siamo un po' in un momento un po' diverso probabilmente di queste reti sistemi, perché fare rete 20 anni fa aveva a che vedere anche con un approccio dal punto di vista istituzionale molto verticale, molto top-down, come si dice.
che oggi è in qualche modo anche superato dai cambiamenti sociali che avvengono anche a livello istituzionale tutti intorno. Quindi noi ci troviamo in questa fase in cui siamo all'interno di istituzioni che hanno delle loro gerarchie, procedure, prassi e quindi in qualche modo anche dei dialoghi interistituzionali per livelli, ma cerchiamo di operare in una forma più orizzontale che non è scontata, non fa parte del nostro, della nostra cassetta degli attrezzi naturali, perché soprattutto chi opera da un po' di anni sa che non è questo tutto normalmente che avviene. E quindi diciamo questa è la ratio di quello che andiamo un po' a raccontarvi, su cui ci alterneremo io e Emanuele. Diciamo che la prima opportunità del lavorare in rete e del creare dei propri sistemi, poi diciamo come parte più evoluta rispetto ad una rete, ha a che vedere ovviamente con l'efficientamento delle risorse. Quindi le più grandi esperienze che ci sono in Italia e non solo, ovviamente sono esperienze che tendono a lavorare con reti omogenee, perché strutture di tipo omogeneo, come le biblioteche, come in questo caso questa biblioteca di Trento, sono ovviamente filiere in cui la produzione è molto omogenea, cioè a tutte le biblioteche, indipendentemente dalla loro natura, dalla natura delle loro collezioni, condividono una serie di problemi di base, che hanno a che vedere con la catalogazione, che hanno a che vedere con la conservazione, con l'acquisizione, con la messa a disposizione, in procedure relativamente standardizzabili in qualche modo. Quindi sono stati i primi ad essere messi in rete, ovviamente, con lo scopo di efficientare e produrre di più. Quello che è successo, e vi parlo in questo caso di Fondazione per Leggere della provincia occidentale, a sud a nord di Milano, per esempio, è che hanno cominciato, come alcune reti effettivamente, a mettere insieme delle azioni, delle parti di attività. Ovviamente quelle più tecniche, quindi in qualche modo, ma quello che è successo è che hanno finito in qualche modo con lo sviluppare aree che erano completamente imprevedibili 20 anni fa, quando hanno cominciato a fare i sistemi bibliotecari, che sono, scusatemi, aree che hanno soprattutto a che vedere invece con lo sviluppo, cioè con il raggiungimento di tutto quello che non è la somma dei singoli, ma molto di più, cioè che va oltre, diciamo, la somma aritmetica. Quindi, per esempio, quello che fanno oggi, oltre alla formazione, alla comunicazione, eccetera, è raccolta fondi, quindi un fundraising a livello centrale di cui riescono a beneficiare tutti, progetti speciali di varia natura, lavori specifici su segmenti di pubblico difficilmente raggiungibili, quindi tutto quello che è promozione della lettura, tutto quello che è lavorare con gli adolescenti, tutto quello che è ovviamente lavorare con quelle fette di popolazione, quelle parti della popolazione che sono di norma difficili da raggiungere. E per non parlare del fatto che in qualche modo sono diventati capaci di rappresentarsi anche rispetto ad altri enti e altri sistemi. Uno degli esempi che è venuto molto fuori a Bologna e che immaginiamo, cioè sappiamo essere un tema non certo soltanto dell'Emilia Romagna, ma è un tema caldissimo anche a livello nazionale, è quello della relazione col sistema turistico, per esempio. Quindi questa capacità di interlocuzione che da singoli mai potreste avere, o che qualche fortunato riesce ad avere su piccoli contesti, con piccoli aggiustamenti, è un tipo di interlocuzione che può esistere solo a livello di sistema. Quindi questa è, diciamo, una delle opportunità che questo sistema potrebbe generare. Anche collaborare per diventare comunità di apprendimento può essere, è uno degli aspetti, diciamo, non scontati di un sistema, che però abbiamo visto succedere. Su un progetto come Nati per Leggere, tutti, che è un progetto di respiro nazionale, di libera adesione, che è stato in qualche modo sviluppato in modo più o meno intensivo, che promuove la lettura nei bambini nella fascia 0-6. Questo progetto, per esempio, laddove è stato sposato a livello di rete o di sistema, in questo caso vi parlo di quello piemontese, perché Piemonte è stato particolarmente attivo, perché è molto sostenuto sia a livello regionale che a livello di fondazioni bancarie. La Compagnia di San Paolo ha appoggiato moltissimo il processo e quindi l'ha finanziato, attivando progetti di questo genere sul territorio. Quello che è successo dopo 20 anni è che nessuno si era accorto, francamente, di sapere qual è stato l'impatto sull'effettiva aumento della lettura. Ma diciamo, ce ne siamo accorti, in qualche modo si è capito che si stava capitalizzando un'enormità di esperienza. Dal punto di vista proprio dei processi, delle procedure, dei contenuti, dei formati, delle modalità, che era diventato qualcosa di grosso. Quindi la prima cosa è stato: li mettiamo tutti insieme,
insieme e capiamo tutte le biblioteche che hanno fatto Nati per Leggere prima o poi, cosa hanno fatto insieme per capire insieme come sviluppare degli indicatori di valutazione che fossero però delle biblioteche, non della regione, quindi indicatori che rappresentassero le reali misure e necessità di chi era parte di questa rete. Ma in più, nello diciamo, sviluppare questa parte degli indicatori di valutazione, ovviamente hanno fatto la cosa migliore che si può fare la valutazione, cioè l'hanno usato come un processo di apprendimento e si sono trasformati in una comunità di pratiche, hanno cominciato a mettere in comune tutte le cose che indipendentemente l'uno dall'altro, per i fatti propri, con la propria creatività, le proprie risorse, il proprio bibliotecario appassionato di quella cosa lì o la propria associazione di riferimento sul territorio, avevano sviluppato. E questa è diventata una comunità di apprendimento che ora si trova in cui quello che è, non ci sono stati dati i soldi, gli è stata data l'opportunità di incontrarsi periodicamente e crescere insieme su quello che sapevano e volevano fare. In questo caso su un segmento di pubblico molto specifico, che è solo un pezzettino delle cose che fa la biblioteca, ovviamente. Però lo stesso potrebbe avvenire con un sistema museale. Questo è il lavoro che era stato fatto. Ovviamente anche la collaborazione tra musei nello stesso territorio, che è quella che potrebbe essere più vicina, è una delle opportunità che si potrebbero sviluppare. Ma non devo contare di questa. Buongiorno a tutti, io sono Emanuela Gasca. Questo caso studio che vi portiamo è per noi molto rappresentativo perché l'abbiamo seguito da vicino a un progetto che si chiama Valore Museo, di cui vi racconteremo poi un pochino più avanti. E in realtà riguarda tutto il sistema museale in Polese Valdelsa, cioè tutta quell'area territoriale che ruota attorno al Museo di Vinci di Leonardo. Il territorio è molto vasto perché sono 11 comuni con 21 musei di differenti estrazioni, sia dal punto di vista dei contenuti, ma sia anche dal punto di vista proprio della gestione, musei privati, musei ecclesiastici, musei gestiti dall'amministrazione. Quindi hanno fatto, il lavoro che è stato grossissimo, proprio come messa in rete dei musei e creazione di un sistema museale che è stato creato 2 anni fa, ha dei servizi che sono utilizzati appunto al sistema, la bigliettazione piuttosto che tutta la direzione scientifica che è stata proprio strutturata a livello centrale, attivando anche nuove figure che si occupassero di questo. Quello che è stato creato, oltre alla comunicazione del sistema stesso, è un itinerario che viene proprio promosso come tale attraverso la credenziale del pellegrino culturale, che si rifà un po' all'idea del passaporto culturale del Cammino di Santiago. Quindi un forte anche in una forte immagine turistica, proprio perché questa zona non è chiaramente a livello della Toscana la zona must-to-see in cui le persone vanno notoriamente, ma comunque può essere un itinerario alternativo che riguarda turisti, ma riguarda anche tantissimo le comunità di residenti o quel turismo di prossimità, cioè dei comuni che limitrofi, che quindi vogliono, desiderano visitare i musei, ma devono anche essere fidelizzati in esperienze, in eventi, e quindi è proprio questo che il sistema museale punta a strutturare, mirando anche poi a capire chi è in effetti questo visitatore che visita questo sistema museale, attraverso un sistema di analisi che è stato strutturato proprio a livello centrale, congiuntamente alla bigliettazione. Al momento della creazione del biglietto, al turista viene chiesto attraverso un QR code specifico, vengono fatte 3 domande. Da dove vieni? Quante notti ti fermi sul territorio? E poi la dimensione della visita. Con chi viaggi? Voi sapete meglio di me come poi a livello di statistiche culturali già solo il fatto di poter avere questi 3 dati è un elemento fondamentale, perché ci aiuta non solo a capire la provenienza, ma a ricostruire l'itinerario di visita sul territorio, che per un sistema museale in un territorio di questo tipo è assolutamente fondamentale.
Il sistema museale sta lavorando anche tantissimo proprio all'immagine che il sistema stesso vuole dare al suo territorio. Un sistema che ha chiaramente le sue collezioni, ha i suoi contenuti, ma vuole aprirsi anche a un grande pubblico, se vogliamo, il pubblico delle famiglie. Ecco che è nata l'evento A Caccia di Musei, cioè una caccia al tesoro in cui bisogna andare a cercare nel giro di una giornata all'interno dei singoli musei degli elementi di interesse che poi vi portano ad avere un premio. È un sistema che è indirizzato anche a un pubblico fortemente interessato all'arte, in questo caso contemporanea, l'evento Mudel Studi Aperti, in cui venivano invitati degli artisti a esporre all'interno dei musei con dei fili conduttori tematici unici, piuttosto che esperienze da vivere, in questo caso esperienze enogastronomiche, come l'evento Tasting Mudel, che è stato in realtà un evento nato in un modo molto particolare e abbastanza, credo, inusuale. La direttrice del museo si è inventata la cena dei musei. Tutti i musei si sono ritrovati a cena insieme a dei giovani professionisti culturali che presentavano delle idee da offrire al sistema museale e hanno votato l'idea che piaceva loro di più. Ha vinto l'idea Tasting Mudel. Si possono visitare alcuni musei del Mudel sorseggiando del vino che ha dei legami specifici con le opere esposte e con una visita guidata fortemente di taglio proprio esperienziale, perché questo direi che il museo vuole comunicare. Parliamo di pubblico. La prossima opportunità, sfida che vogliamo portare, è proprio quella di collaborare su obiettivi strategici proprio di pubblico, come nel caso per esempio dell'Abbonamento Musei. Sì, l'Abbonamento Musei è un'associazione nata a Torino più di 20 anni fa, che inizialmente aveva appunto l'obiettivo di creare un sistema di fidelizzazione delle persone, degli abitanti della regione, quindi la logica non era tanto inizialmente turistica, c'era anche una carta per i turisti, però l'abbonamento dà libero accesso a tutti i musei aderenti all'interno della regione. È cominciata, come dice il nome dell'associazione, che era Torino, città capitale, cioè, era molto piccola, no? Uno scopo, una parola in inglese non lo faccio più, prometto, dell'azione, in realtà è andata allargandosi. Sostanzialmente i musei rinunciano a una parte dei propri introiti, accettando di far entrare ingresso di tutto sostanzialmente le persone, e grazie a questo sistema. Con questo sistema, che inizialmente era proprio una carta, non ti leggevano neanche il codice a barre, era proprio una cosa, e che è andata sviluppandosi enormemente, l'abbonamento musei oggi ha 130.000 abbonati che frequentano tanto i musei. La logica era quella di portare dentro i musei più piccoli, ed è su quello che è stato di maggior successo, perché ovviamente i musei che erano già quelli grandi, quindi tutti andavano a vedere, che è il problema tipico di qualunque sistema, che deve combinare le esigenze di grandi attrattori e piccoli musei, che di per sé non hanno la capacità attrattiva, neanche comparivano sulla mappa. Noi per i 20 anni dell'abbonamento abbiamo fatto delle analisi sugli abbonati, quindi quelli che avevano la carta. In realtà quello che abbiamo scoperto è che il valore per loro di andarci, quanti erano andati a vedere, al di là dei numeri che noi vedevamo nelle statistiche, perché questo è dal punto di vista dell'analisi una miniera di dati, cioè incredibile, che ti fa capire come si muovono le persone, che gusti hanno, i circuiti del contemporaneo, quelli del locale, eccetera, quindi, e anche quindi adottare strumenti di marketing e di comunicazione mirati per quei pubblici e per spingerli a fare cose diverse. Con quell'idea, diciamo, di un marketing un po' raffinato e un schiavo, che non fa fare alla gente quello che la gente vuole, ma spinge le persone a fare qualcosa di più sfidante, di diverso, eccetera. Tutto perché c'erano questi dati, diversamente non si sarebbe potuto fare. E una delle cose interessanti che loro dicevano era proprio la libertà di prendersi il rischio di andare a vedere delle cose che mai si sarebbero viste. Perché sinceramente, cioè, non ti viene in mente di andare a vedere il museo del fungo, magari, e invece è così.
perché sei su quel territorio, sai che c'è, è già pagato, diciamo fa parte di quella cosa lì, insieme ad un'infinità di altre iniziative, incluso quelle che fanno oggi, e questo era uno strumento pensato per, ovviamente poi sostenuto da regione, da enti istituzionali, eccetera, però come vedete non si tratta sempre di enti istituzionali, nate dalla volontà di un ente territoriale di un qualche livello. Si tratta anche di, diciamo, opportunità nate dalla collaborazione, a volte perché un privato, semi privato, portava dentro nel territorio un'istanza e diceva proviamo a lavorarci insieme. E insieme ha ottenuto moltissimo perché di fatto il numero di visitatori, non soltanto il numero di abbonati, ma in assoluto il numero di visitatori nei musei del Piemonte è cresciuto enormemente nell'arco di 20 anni. Anche più che altrove, per dove c'erano i dati confrontanti, cosa non banalissima. E oggi invece stanno lavorando al sviluppo di progetti specifici attraverso i loro musei per avvicinare la popolazione che invece nei musei non ci vanno, perché questo ha sostanzialmente intercettato persone che nei musei già ci andavano, semplicemente facendoci andare di più e facendole andare in cose un po' diverse, che non è poco. Ma dopo 20 anni ha detto vabbè, proviamo ad alzare l'asticella e ora si sta dedicando anche ad altri tipi di Uno di questi altri progetti è proprio il progetto Nati con la cultura, che ha l'obiettivo di mettere in rete dei musei che hanno come comune obiettivo quello di coinvolgere le famiglie, ma non famiglie qualunque, famiglie con bambini molto piccoli, nello specifico dagli 0 ai 3 anni. Questo progetto è un progetto molto complesso di rete che nasce in realtà nel 2013 grazie all'intuizione di una fondazione, con la Fondazione Medicina Misura di Donna, che è una fondazione che si occupa, diciamo, di percorsi artistici negli ospedali, infatti nasce dall'ospedale Sant'Anna e ha come obiettivo quello di dare ai bambini appena nati il benvenuto culturale all'interno dei musei. Come si inventa un passaporto culturale che viene dato ai bambini quando nascono insieme al quaderno bianco, che è quello dove vengono segnate le vaccinazioni, eccetera. E con questo passaporto culturale il bambino può entrare gratuitamente in museo assieme a due suoi caregivers, cioè genitori, nonni, amici, due persone che si prendono cura di lui. Noi abbiamo partecipato a questo progetto, siamo stati tra i promotori, che ha preso, diciamo, un forte avvio quando è stato finanziato da un bando della Compagnia di San Paolo, il primo bando open. Ci siamo immaginati di estendere questa sensibilità e di creare una comunità di pratica di musei che avevano come obiettivo proprio quello di coinvolgere il pubblico partendo da un processo di ascolto dei musei e delle famiglie. Cioè, da un lato i musei cercando di capire cosa potevano in effetti offrire per delle famiglie con bambini molto piccoli, dall'altro lato le famiglie per cercare di capire quali bisogni e quali necessità avevano per essere accolti in musei. I musei sono stati scelti attraverso una call, ne sceglievamo 15, hanno aderito se non erro una sessantina. All'interno del territorio piemontese, poi sono stati scelti per rappresentatività geografica, secondo altri parametri, per farvi capire, avevamo in realtà dei musei diversissimi, dal Museo del Cinema, che tutti noi conosciamo, a per esempio il Giardino d'Europa, che è un museo in realtà a cielo aperto, che ha quindi tutt'altre esigenze, ma anche tutt'altri obiettivi di pubblico, a beni culturali in periferia, come per esempio il Castello di Miradoro, che in realtà ha ad un'ora da Torino, un museo che bada su, attinge il suo pubblico proprio dal territorio circostante soprattutto. Tutti questi musei avevano come finalità comune quella di lavorare con le famiglie. Il nostro obiettivo era quello di gettare un seme, una sensibilità, proprio per questo punto. Sono stati creati numerosi output, due di questi sono i manifesti, perché attraverso il processo di ascolto abbiamo realizzato i manifesti
dei musei e il manifesto delle famiglie che viaggiano di pari passo con un'immagine coordinata, dinanzi con la cultura. Quando una famiglia entra in museo si trova il manifesto, che è esattamente questo qua, che dà il benvenuto alle famiglie e esprime la sua volontà di accoglierli nel migliore dei modi, con un sorriso, attraverso servizi dedicati alle famiglie, dallo scaldare il Verona fasciatoio, ma è sinonimo proprio di una sensibilità verso questo pubblico. L'output fondamentale di questo percorso è stato proprio il processo con cui abbiamo costruito il progetto. Non vi nascondo che parecchie realtà territoriali stanno chiedendo come potrebbero aderire al progetto, la difficoltà è proprio nel cercare di strutturare questa processualità, che è stata molto complessa proprio perché ha coinvolto molti musei e dall'altro lato anche il target delle famiglie. Chiudo dicendo che il più importante, diciamo, output di questa processualità è stata la checklist, cioè una lista vera e propria di 18 indicatori che abbiamo strutturato con i musei, che serve proprio per, tra virgolette, l'inclusione di altri musei all'interno di questo progetto, perché Torino Musei, di cui si parlava prima, lancia una call più o meno ogni 6 mesi chiedendo ai musei piemontesi di aderire a questa processualità. Come avviene l'adesione? I musei si auto-identificano e autovalutano la propria struttura, le proprie capacità e i propri servizi all'interno di questa checklist. Chiaramente il processo non vuole bloccare alcuni musei dell'adesione, ma anzi è un processo proprio volto all'inclusione. Siamo partiti in 15 musei, adesso i musei nel giro di un anno e mezzo sono diventati 38, quindi è un risultato che fa ben sperare. Dal punto di vista del pubblico, un altro progetto di cui vi parleremo, che riguarda soprattutto gli adolescenti. Sì, questo è ancora una volta un progetto non istituzionale, nel senso che nasce dal lato regionale, ma è stato attivato da un'associazione, che è un'associazione del territorio confuso, un OPS, formato da questo gruppo di professioniste che di fatto stavano già facendo, diciamo, l'animazione e la valorizzazione dei teatri della provincia di Lecce. Quindi molti piccoli musei sparsi su un territorio quello più rurale, e in questo momento anche un territorio molto, diciamo così, anche compromesso dal punto di vista naturalistico per la Silel, eccetera, quindi anche, diciamo, dal punto di vista paesaggistico anche un luogo molto ferito. Loro hanno cominciato a lavorare con gli adolescenti, quindi rendendosi conto ovviamente che questo fosse il pubblico che cui tutti lamentavano l'assenza, ovunque, ad ogni latitudine di ogni parte del regno, perché così è. Hanno sviluppato un sistema in qualche modo di attivazione di questi giovani con l'obiettivo specifico di portare gli adolescenti del territorio a conoscere il loro patrimonio, perché era proprio il pezzo che mancava completamente, quindi anche quelli che quando andavano in vacanza poi. Tra l'altro per disegnarlo è interessante che loro si sono anche basati sui risultati di una ricerca che avevano fatto qua sui adolescenti di Modena, appunto, che erano stati anche molto generativi per altri territori. E una specie di sistema di gioco premialità che in qualche modo li porta dentro i musei e che si è poi evoluto in un altro progetto che hanno sviluppato questa volta davvero per tutti i musei della provincia, della regione Puglia, che adesso stanno andando nella direzione più dell'alternanza scuola-lavoro, cioè hanno strutturato una piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro. Sostanzialmente gli adolescenti entrano in museo e decidono di sviluppare insieme al museo una qualche attività, comunicazione, piuttosto che un evento, piuttosto che qualunque cosa che in qualche modo aiuti a mediare dal loro punto di vista i contenuti del museo. Quindi al museo resta qualcosa, a loro anche resta molto, e questo è, siccome questo è il meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro, hanno pensato di trasferire questo meccanismo anche proprio in una relazione strutturata con le scuole, che è molto difficile da avere per tutti, sia per le scuole che non sono così attrezzate a considerare i musei come degli interlocutori per l'alternanza scuola-lavoro, sia per i musei stessi, che ovviamente non hanno a volte le forze di costruire percorsi di senso per questi ragazzi. Quindi in qualche modo porsi come piattaforma intermediaria che dà gli strumenti anche proprio amministrativi, perché ci sono
da disbrigare, ma anche invece contenutistici che aiutano i musei a capire come usare al meglio questi ragazzi, perché l'esperienza sia proficua per entrambe le parti. Un altro progetto interessante, non regionale, ma ancora una volta nato da una fondazione bancaria, è Valore Museo, che abbiamo seguito per 2 anni. Valore Museo è nato dalla volontà della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze di investire proprio sui musei e sulle competenze dei giovani toscani. È stato portato avanti in 2 annualità, Fondazione Fitzcarraldo era coinvolta perché nello specifico io e Alessandra eravamo proprio i tutor dei musei durante questo percorso e sì, l'obiettivo di Valore Museo era quello di portare competenze all'interno dei musei stessi. Come sapete, la fondazione opera su 3 province differenti che sono Arezzo, Grosseto e Firenze, per cui è stato aperto un bando su 2 fronti, uno un bando musei e l'altro un bando professionisti, e diciamo richiamava l'attenzione quei musei che volevano proprio mettersi in gioco su particolari tematiche. Nello specifico i temi di Valore Museo che sono stati scelti erano l'analisi del pubblico, lo sviluppo di progetti di comunicazione e l'implementazione di percorsi di fundraising. Abbiamo lavorato con loro anche sin dalle prime fasi proprio anche di scelta dei giovani e dei musei aderenti al progetto che si sarebbero uniti a lavorare in coppie. Il giovane entrava nel museo e il museo a sua volta apriva le proprie porte, non solo fisicamente ma anche in senso metaforico, a nuove competenze, magari approfondendo quei temi che da sempre sappiamo che sono importanti, ma nelle forze che ci sono nei musei magari molto spesso non c'è l'occasione o l'opportunità di fermarsi e pensarci. Quindi da un lato per il giovane era un elemento di forza, perché chiaramente acquisiva nuove competenze, provava ad andare a lavorare in un istituto culturale come un museo, dall'altro il museo si fermava a pensare su determinati temi, implementando con il giovane dei progetti che in alcuni casi sono rimasti come eredità anche al termine di Valore Museo, in altri casi hanno lasciato un seme su possibili progetti da sviluppare. Questo perché il giovane lavorava proprio in residenza all'interno del museo, sviluppando all'interno di questa residenza progetti veri e propri che vedevano anche la possibilità di confronto, e questo è stato fondamentale. Una volta al mese ci si ritrovava in fondazione e attraverso dei momenti di tutoraggio individuale in cui il tutor incontrava il museo e il giovane e insieme si affrontavano lo stato di avanzamento del progetto, c'erano anche dei tavoli di lavoro tra i musei stessi. E questo credo che sia stato un elemento molto importante per questo processo. La possibilità di innestare nuove competenze, ma anche di creare quella che abbiamo chiamato una comunità di pratica. Di musei che si sono trovati a ragionare insieme su alcune tematiche, fermandosi per mezza giornata a riflettere su particolari temi, e questo è stato un elemento di forte valore. Alcuni progetti sono andati avanti e stanno camminando con le loro gambe, per esempio la giovane professionista in questo caso dello Stilbert ha creato una collaborazione con l'università in cui i ragazzi stessi dell'università hanno a loro volta implementato dei progetti sulla comunicazione all'interno del museo, quindi non solo producendo delle progettualità ma anche innescando processi virtuosi con gli enti del territorio. Qui alcuni numeri: erano 18 i musei coinvolti e i professionisti selezionati per un totale di una serie di progetti inerenti all'analisi del pubblico, di comunicazione e di percorsi di progettazione. I musei che avevano natura assolutamente differente, c'erano per esempio gli Uffizi, ma anche il sistema museale del Paese Valdese di cui parlavamo prima, in un insieme di musei che avevano caratteristiche profondamente diverse, obiettivi diversi anche di pubblico. L'elemento importante di valore proprio è stato anche nella diversità.